30 anni di parco dei laghi di Avigliana. Molte cose sono successe in questo periodo. Parlando di clima, gli anni 80 ancora non lasciavano presagire i cambiamenti che avremo visto in futuro. È dalla fine degli anni 80 che cominciano a presentarsi gli inverni asciutti e caldi, come quelli del 1989, per esempio. E poi con gli anni 90 arriveranno via via sempre più fitti fenomeni che hanno confermato le aspettative che già c'erano con gli scenari climatici redatti proprio in quel periodo. Quindi la temperatura ha continuato a salire, le annate sono diventate via via più calde fino a culminare nella rovente estate del 2003, quando anche in queste zone si sono toccati valori vicini ai 40 gradi, attorno ai 39-40 gradi in tutta la bassa valle di Susa, e anche i laghi hanno sofferto pesantemente la siccità. Ci sono state anche gravose alluvioni, 1994, 2000, 15 ottobre, e poi ancora maggio di un paio d'anni fa. E quindi tutti questi fenomeni si sono ormai aggiunti in un periodo di anni ravvicinati a confermarci quella che ormai è la tendenza globale all'aumento della temperatura del pianeta, e se allarghiamo lo sguardo appena a qualche chilometro dal parco, la fusione, la riduzione dei ghiacciai che ci attorniano, per stare in Valle di Susa, soltanto quelli del Rocciamelone o del gruppo dell'Amben. Oltre al clima, dobbiamo dire che in questi 30 anni sono capitate anche altre cose che forse potevano essere controllate meglio. Mi riferisco all'uso del territorio che è stato fatto attorno ai parchi. I parchi hanno sicuramente difeso quello che rimaneva del territorio naturale attorno ad Avigliana, ma appena oltre il limite del parco quello che è successo, a mio parere, è inqualificabile. Le due grandi zone industriali di Avigliana ormai stringono d'assedio il parco e impediscono la fruibilità turistica che tutti vorremmo avere. È un territorio residuale, ma non è più un territorio dove si possa cogliere l'unità di paesaggio. La zona industriale dei Bertassi ha compromesso in maniera irrimediabile la fruibilità e la visione naturalistica di un intero territorio. Questo non voleva dire proteggere a oltranza senza fare nulla, ma forse voleva dire salvaguardare di più la vocazione agricola piuttosto che quella esclusivamente industriale, peraltro anche realizzata in malo modo. Un'area industriale così pesante, possiamo anche dire che poteva essere più moderata, ma soprattutto anche un po' più bella e profondamente brutta da vedere. E infine possiamo dire che in questi 30 anni almeno anche qualcosa di positivo è accaduto in queste contrade. Mi riferisco soprattutto al fatto che il parco è stato pioniere nel promuovere l'uso delle energie rinnovabili, soprattutto con le gare di fotovoltaico delle barche alimentate a pannelli solari sul lago. Quasi 10 anni di gare, precursore, in un momento nel quale il fotovoltaico ancora era solo una curiosità. Ebbene, possiamo dire che dal 2002 al 2010 il salto di qualità è stato grande. Oggi i pannelli fotovoltaici non sono più soltanto sulle barche per fare le gare, ma sono sui tetti delle nostre case.